Ma ti sporcati il primo sigillo di questa stagione è tuo. Sì, sono contento, stiamo lavorando bene, è la prima partita di questa stagione, anche se di livello insomma inferiore, però comunque abbiamo fatto bene e siamo contenti. 4 gol, oltre al sigillo iniziale c'è questi 4 reti, insomma, non male. No, non male, infatti, sono contento e bisogna continuare così, dai. Si chiude la prima settimana di lavoro, qual è il bilancio? Già le ho accennato. Niente, per il momento stiamo lavorando tanto e bene. E bisogna continuare così perché questa è la strada giusta. Tanti giocatori che dovranno arrivare, tu comunque hai dato un segnale forte ad aver sapere la tua presenza in campo in questa stagione. Sì, beh, io cerco sempre di farmi trovare pronto. Adesso sono partito bene, devo continuare così. Meccanismi che devono essere affinati, come diciamo, tanti giocatori mancano, ma per ora come state lavorando? No, beh, sicuramente arriveranno anche tanti altri giocatori nuovi, quindi bisognerà amalgamarsi bene. Però insomma, il nostro è un gruppo unito, quindi penso che non ci saranno grosse difficoltà. Rispetto agli altri ritiri che hai fatto, a livello di fatica, com'è questo? La fatica è sempre uguale. Si va sempre in fatica, però vabbè, fa parte del ritiro, quindi ci dobbiamo preparare bene per l'inizio del campionato. Senti, è una partita che ovviamente non si può giudicare sul piano tecnico, però così a livello di sfumatura mi sembra che vi sia stato chiesto come esterni di tagliare molto dentro, di andare a cercare lo spazio. Uno dei tuoi gol, ad esempio, è arrivato anche così con un taglio dentro l'area, che potrebbe essere un modo per vivacizzare un po' un attacco che l'anno scorso a volte è stato prevedibile. Sì, infatti stiamo provando questo in questi giorni e sicuramente questa settimana lo proveremo ancora di più per riportarlo poi in campo. Domanda di mercato, insomma, si è parlato tanto di Verona, ora se ne parla un po' di meno. Insomma, come la stai vivendo questa insomma, avventura così un po' particolare viste le tante voci? Guarda, io per il momento al mercato non ci penso, anche perché sono del Parma e penso a fare bene qua, quindi per il momento penso solo a questo. Ultima domanda su un compagno di stanza particolare, insomma, sui social vediamo che con Macin siete molto, molto, molto attivi, insomma, è nata una bella alleanza, anche in campo vediamo molto spesso lavorare insieme. Sì, noi prima che compagni siamo amici, quindi penso sia la nostra forza questa.